Allora, l'altro giorno ho messo online questi video su Booking e Booking mi ha fatto fare una figuraccia. Se li avete visti, ho detto che non c'è l'iCal. Purtroppo Booking non accetta l'iCal, cioè quel sistema di sincronizzazione automatica dei calendari, quello che usa Airbnb per capirci. E niente, vengo a scoprire che ce l'ha. Ora, la cosa mi ha fatto abbastanza incazzare perché noi è da un anno e mezzo che proviamo a integrarci con Booking per automatizzare i calendari. Ora, dopo un anno e mezzo di contatti continui, veniamo a scoprire che c'è l'iCal, che quindi c'è un sistema già pronto per integrarsi, che ci avrebbe risparmiato un sacco di tempo. Ma ce lo potevate dire? Cioè, è un anno e mezzo che andiamo avanti, ce lo potevate dire? No, questo ve lo dico perché non è che vi interessi tanto quello che succede da noi, però per farvi capire un po' come funziona la comunicazione con Booking, capiterà anche a voi di avere delle problematiche, per esempio nei pagamenti, e non riuscire a trovare delle soluzioni, oppure che vengono fuori le soluzioni e nessuno vi avvisa. Che poi nell'interfaccia, nella dashboard di Booking, di cose inutili ve ne dicono continuamente, adesso ce n'è una. Recentemente che dice di indicare se hai ristoranti vicino alla tua struttura o cose del genere. Bellissimo, importantissimo, ma le cose importanti dovreste dircele. Quello che ci interessa è che c'è l'iCal, quindi per il mondo Airbnb questa è una grande notizia. Ora, come tutto con Booking, quando c'è qualcosa, c'è e non c'è. In che senso c'è e non c'è? C'è e non c'è perché, allora, intanto in questo momento l'iCal è disponibile solo sulla extranet semplificata. Ve l'avevo accennata nel video precedente, l'extranet semplificata, che è quella fatta anche quella un po' per il popolo di Airbnb che se gli fai vedere certe extranet, certe schermate complicate, impazzisce, troppo trattato bene da Airbnb da quel punto di vista. E dove si trova l'iCal? Sembrerebbe che si trovi nella pagina delle disponibilità e dei prezzi cliccando sul nome dell'appartamento. Almeno così ci hanno detto, io non l'ho mai visto, però ho una schermata della mia amica e ve la condivido. Staremo a vedere. Intanto, ripeto, la notizia è Booking ha l'iCal e questa è una rivoluzione, ne siamo molto contenti. Ciao!